No, non è bello, non è bello. Io anzi non vedo perché mi devi far perdere del tempo per parlare di questa macchina qua. Tiro su l'antenna, aspetta. L'antenna elettrica? Vuoi che schiaccio il pulsante dentro? No, è su quelle belle di una volta. Ah, dai. Che te schisce, ti inscette. No, è bellissima. È bella, bella. Io ti ho visto settimana scorsa, che stavi venendo a Milano, io ho detto, ma chi sarà quella macchina lì? Perché c'era scritto JB Cars dietro, forse il portatile. Taga prova, fossi. Può essere, sì, ho detto, sì. Ma chi sarà che la guida? E non sono mica riuscito a beccarti, c'era il limite dei 70 anche sul cavalcavia. No, 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 70 li faccio sempre. Forse vivi su una bionda, ecco perché non ti sei fatto prendere. Ecco perché, se mi sente tua moglie. Questo sconosciuto. Se mi sente tua moglie. Vabbè, insomma, non potevo non credere. Bello, Sì, l'hai fatta tu. Questa sì, l'abbiamo definita, io Davide Ferrari, una Nando Cazzaniga autobiography. Sì, ma no, questa è una macchina che, pensa, abbiamo ritirato 3 anni fa. Poi, come tutte le cose, tu sai che c'ho il deposito, le metto là, le abbandono. Ci lasciala lì. E poi ho trovato un mio amico, cliente, che è appassionato di Land Rover, e praticamente la macchina era un po' scialbina, quindi ciechi di ferro, spartana, e mi ha detto, esagera, la voglio bella. E ho detto, ma come la vuoi? E lui mi ha detto, falla come la vuoi tu. E io l'ho fatta così. Ah, per cui questa, ecco, è di un cliente? Sì, pensiamo, sì, va via adesso, va via. Abbiamo finita proprio oggi. L'unica cosa che probabilmente può stonare è il fatto che c'è il volante che è un mini light in legno e non in pelle. Per questa macchina forse è più adatto in pelle. Ma siccome la prende e la guida una signora, allora ci sta in legno. Beh, io devo dire invece che lo trovo. Piace? A me piace moltissimo, lo preferisco così. Così è stato preferito? Molto più particolare rispetto a un volante in pelle. Sì, qui ho fatto un lavoro certosino perché dal cruscotto agli interni in pelle, tutto microforato, con il bauletto centrale, con rigonfio per appoggiabraccio, internamente tutto foderato in pelle e tutto il cielo rifatto in Alcantara, che è un lavoro certosino. Ah, non l'avevo visto, sì, questo! È fatto in Alcantara su campione dell'interno, quindi cioè, non è una cosa facile. Anche gli stessi pannelli sono tutti fatti, è questa plastica classica. Sì, e qui sì, sono rifatto tutto fino in fondo, con l'angolatura, addirittura anche il pannello posteriore è stato fatto. Andiamo a vederlo. Perché adesso manca l'ultimo dettaglio, i portapacchi su originali, quelli belli, la sua scaletta, tutti i vetri scuri. Questo da Rally Ride, sì, bello, sì, da Africa vera. Manca solo che adesso parte adesso ormai che va in un cantiere, che viene fatto praticamente tutto l'interno in tech, viene fatto, marino. Quindi adesso ormai che parte, va in questo cantiere dove fanno il tech. Che bel lavoro. Questa non aveva le panche dietro? No, questa è 7 posti, non ha le panche, è sedili fronte marcia. Ah, sedili. Ok. Solo che a lui non interessa. Non interessa 7 posti, preferisce avere tutto in tech e via. Viene un riva, un riva, sì, con un riva, un riva con rama, sì. Che bello. Tu guarda, senti, anche questo pannello, guarda che non è facile. No, 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 tutt'altro che facile. Poi l'accostamento dei colori, la macchina era di questo colore, l'avete annunciata? Era così, era tutta grigia, col tetto bianco, abbiamo fatto il tetto nero. Abbiamo fatto quindi per avere 2 colori, diciamo il nero, il grigio e il bordeaux. Infatti anche il cielo in Alcantara con questo colore vinaccia scuro sta molto bene. Senti, ne parlavamo durante le trasmissioni che abbiamo fatto con Davide Ferrari, che comunque questo marchio, Land Rover, Range Rover, è un marchio legato alla casa reale britannica, cioè la regina Elisabetta, adesso non so se guida ancora, ma fino a 2 anni fa guidava e guidava una macchina così. Sono per d'accordo. Andare con i suoi cani. E torniamo anche al Discovery 4, ad esempio, se vai a vedere il Discovery 4 squadrato ancora oggi è una macchina speciale. Super attuale, non passano assolutamente mai di moda, questa è veramente l'icona, indiscutibile. Ti chiedo, tu hai detto che questa macchina andrà in mano a una donna. Sì. È strano però, no? Perché le donne adesso sono molto più attratte dalle Pace, dalle Vogue, da macchine più moderne. Indubbiamente non ha solo questa macchina, questo è un giocattolo che si è voluta fare, è un giocattolo che alla fine è un giocattolo che non butti via neanche i soldi, perché comunque sia manterrà sempre il prezzo questa vettura, non puoi mai sbagliare una macchina così, quindi sono quei capricci che comunque sia non hanno un costo, perché chi ha avuto la fortuna di prendere qualche anno fa, oggi meno male ha raddoppiato il valore. Adesso io non dico di comprare queste macchine perché sono degli investimenti, non c'è mai una macchina di investimento se non qualche speculazione, però comunque, però sicuramente fai una spesa che, esatto, quando la guardi al mattino ti viene il sorriso immediatamente. Tu la parcheggi in Monte Napoleone questa macchina e ti metti a guardare e vedi che si fermano tutti a guardarla. È vero, eppure parliamo di un fuoristrada di 40 anni fa. Sì, 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 è veramente fatto un grande lavoro. Ecco, qui i dettagli cambiano la macchina, i dettagli. Qual è? Tu insisti sempre sul cerchio. Il cerchio per te è fondamentale. 70% è come nelle donne i tacchi, uguale. Uguale. Tu una donna, puoi essere una bella donna, se metti i tacchi, giustamente
si è rivelato come il franco svizzero, uguale. Beh, anche Pasquale quando mette i tacchi diventa tutto un altro netto. Così, io lo vedo di sera a calzarete e infatti fa la sua porca figura. Ti chiedo come mai Range Rover, Land Rover ha deciso di fermare la produzione di questo mezzo e quanto ne avete risentito dal punto di vista commerciale? Allora, è già dal 2010, che ci sono stati dei problemi per il fatto che comunque sia le omologazioni per gli standard di sicurezza, la macchina nel crash test non era più omologabile. Ecco che nel 2010 hanno passato ad autocarro, quindi siccome l'omologazione crash test negli autocarri sono meno rigide delle autovetture e non potendo avere l'airbag guida, tutte le macchine dal 2010 in poi sono tutte senza airbag, quindi tutto omologabile autocarro. Quindi come autocarro con delle limitazioni dovute all'autocarro. A meno che tu non lo scarichi fiscalmente, a questo punto la puoi tranquillamente usare. Penso sia così. Più o meno così, bisogna studiare un po' la normativa. Per cui a questo punto, già 4 anni fa, sono partiti 5 anni fa col progetto del nuovo Land Rover, che uscirà a breve. Diciamo, avete già visto qualcosa? Sì, la macchina l'ho vista, è stupenda. È una Defender, tu la vedi, è una Defender, molto squadrata, molto bella, naturalmente fatta per i tempi d'oggi. Qualcuno dirà che non è più la Defender, ma non lo può più essere. Non lo so, anche noi avevamo 18 anni una volta. Certo, non lo può più essere, però ti posso garantire che quando la vedrai è una Defender. Proprio è fatta bene, squadrata, con varie motorizzazioni, motore poi ibridi, monterà, quindi la macchina si è vista, c'è un filmato che gira che in Kenya, stanno facendo le prove in Kenya, è stupenda la macchina. Senti, consigli, per chi si vuole avvicinare all'acquisto di una vettura così, beh, il consiglio lo do io, affidatevi a chi queste macchine le tratta con questo amore, per cui Nando sei qua davanti a me. Sono molto fidabili. A cosa macchine, stare attenti? Ci sono delle sorprese particolari? No, allora, sono molto fidabili come macchine, c'è la grande fortuna che i ricambi non sono cari, perché è stata costruita, trovi tutto, quindi i ricambi non sono cari, per cui certo, prendere una macchina che non sia distrutta. Ecco. A meno che non ci sia un vantaggio, la prendo prezzo a zero e via. Però diciamo che oggi già con 20-25 mila euro uno prende già una buona Defender. Ok, perché ci hai già dato la cifra. La prossima domanda è... Sì, allora, poi può arrivare anche 50 mila, poi c'è stata una speculazione sull'ultima che hanno fatto, sono andate 50, 60, 70 mila euro. Però diciamo che oggi 25-30 mila prendi una macchina bella. Però tu dici bella, ma se invece volessi partire da una base anche da sistemare un pochino, guarda, quanto è giusto spendere? Io ne ho ritirato proprio una l'altro giorno, tra l'altro è anche simpatica perché non è da rifare, è conservata, e la macchina costa 10 mila euro. Ah ok, infatti, bella, quello con le panchette capire dietro e tutto, cioè uno la prende, se anche la tiene così, cioè è sicuro che i soldi non li butta via. Certo. Bella, macchina conservata. Benissimo, purtroppo ragazzi questa è venduta, questa Nando Casalinga, biografi, però qui è sempre in divenire. Biografi. Casalinga biografi. Sì. Ok, ciao Nando, grazie, complimenti come sempre. Ciao, grazie a voi. When I'm so, I'm on the road again. I'm on